Allora, buonasera, buonasera, a chi ci segue. Abbiamo avuto qualche problema e anticipiamo un pochino questa trasmissione che è la mia parte radicale con Silvana Boroncini. Ci senti Silvana? Buonasera. Buonasera a te, buonasera ai web ascoltatori. Perfetto. Allora, Silvana, questa è una trasmissione in cui in qualche modo rievochiamo un po' la tua memoria, diciamo, di radicale storica di lunga data. E abbiamo aperto la virgola illustrando le trasmissioni con la virgola, illustrando tra l'altro anche alcuni video che sono stati fatti questa settimana. Ne abbiamo fatti tanti in questa settimana, appunto, che vede la ricorrenza di un anno delle trasmissioni di Liberi TV. E io mi sentirei di aprire, ecco, prendendo spunto proprio da alcuni video che abbiamo fatto, dalla conferenza stampa che abbiamo seguito ieri, in cui Ilona Staller sottoscriveva appunto il tesseramento al Partito Liberale e si candida alle amministrative di Roma. Se Ilona Staller è una vecchia conoscenza radicale, tu che cosa ti ricordi, che ne pensi di questa sua scelta? Io la conosco fin da allora, poi l'ho vista ancora perché è amica di un comune amico e già mi stupisce questa sua insistenza nel voler fare politica e devo dire che mi ha chiesto anche di candidarmi nella sua lista, nella corsa, sua presentazione il sindaco non so dove, non mi ricordo più dove. Comunque io ricordo il perché della sua candidatura, l'ho già detto, ma rinnovo il ricordo e lei con altre due o tre ragazze e già militavano e aiutavano e raccoglievano firme e fu candidata perché non pareva giusto non candidarla, nel senso che era una militante, era una formativa, ma a noi la cosa non ha mai sconvolto, e ottenne un grosso risultato. Ricordo che a quel tempo l'analisi che andava per la maggiore, in caso nostra, era che la scelta di molti elettori, soprattutto romani e laziali, per una candidatura di Andreotti, e alla fine tutti i voti presi Ilona erano una sonora protesta alla persona di Andreotti. Successivamente nella legislatura lei si è sempre comportato con estrema serietà e con estrema correttezza. Non ha grandissime capacità, perché io ricordo che più a quei tempi di tutti i discorsi scriveva Gianni Schicchi, però ha tanta buona volontà ed evidentemente ancora spera di fare qualcosa. Quindi le auguro di riuscire ad avere un buon successo. La sua posizione in un partito liberale non può che farmi piacere, perché è una scelta buona, e non ho altro da dire perché saprei che analisi ancora fare. Beh, diciamo che nella conferenza stampa e anche nell'intervista che abbiamo fatto, in cui peraltro c'è anche un messaggio a Marco Pannella insieme al presidente del Partito Liberale, e, beh, lei, diciamo, aderisce un po' allo spirito un po' liberale, libertario. Che dovrebbe essere un pochino l'ispirazione del Partito Liberale, in continuità con quello, diciamo, l'attenzione ai diritti civili, insomma, è un po' in quella linea, ecco, di continuità, che ha aderito a questo progetto
elettorale più che altro, insomma. Poi vediamo un pochino come va a finire, ovviamente, vediamo quali saranno gli altri candidati. Mi ricordo che effettivamente quando andò in, alla Camera, insomma, sì, il suo, la sua, diciamo, condotta di deputato su, fu esemplare, se così possiamo dire. Mi confermi? Sì, sì, fu veramente di una correttezza sempre presente, senza una linea di stonatura, nulla di arrogante o di trasgressivo. Io ho tra le mie foto una sua addirittura con Adele, faccio un'altra con Marco, ma proprio si è comportato, devo dire, in modo molto ammirevole. Ricordo che era molto meno contento Giovanni Negri a quei tempi, che non l'ha proprio digerita quella candidatura, però cioè, a me non me ne fregate niente, me poteva interessare di meno, i suoi argomenti erano molto di facciata e non di sostanza. Quindi nelle ultime nostre discussioni lei ha sempre difeso Marco e si è definita radicale, non so se si iscrive, non credo, e non ho idea di quale, di cosa riuscirà a fare, però cioè in mezzo a tanti personaggi abbastanza discutibili non mi scandalizza una pornostar se fa discorsi coerenti e seri con un pensiero libertario. Beh, pornostar penso perlomeno in pensione, insomma, perché sì, non credo che Mike, ho visto qualcosa ogni tanto mi manda, credo, ma insomma sono delle gran foto, ma non credo che eserciti più, anche perché lei tra l'altro ha compiuto i 60 anni ed le arriva la pensione anche da deputato, che la cosa l'ha lasciata abbastanza sorpresa dalla somma. Comunque non credo che lavori, parlavo di pornostar, ma chiaramente mi riferivo alla sua attività passata. Io mi scuso, ma sto facendo molta fatica a parlare, spero di essere molto chiaro perché ho nuovamente problemi alle corde vocali. Spero. Mi dispiace di questo, Silvana, cerca insomma di curarti. Potrei smettere di fumare, ma è una cosa che mi risulta abbastanza difficile, più o meno adesso non ne ho più voglia. Comunque, ti capisco, comunque sia, ti sentiamo bene. Bene. Senti, Silvana. Vai io pure, vai. Io intanto volevo parlare di una cosa che è della mia partecipazione alla raccolta. Io lo faccio a titolo personale, poi vediamo se tutta la redazione è d'accordo, mi faccio carico anche degli altri compagni. Io credo che sia importante la raccolta firme di proposta di legge che sta facendo l'associazione Luca Coscioni per l'eutanasia. Quindi ne ho parlato con Mina Welby quando è venuta su a Pavullo e lei prontamente mi ha portato moto di bandiera e volantino per alcune pastoie burocratiche non riesco a partire sabato, ma sarà il prossimo. Devo dire che ho trovato un consigliere comunale, nonché assessore di Zocca al commercio e altre cose, un ragazzo abbastanza giovane del PD, si chiama Covilli, il quale si è dato disponibile con molta convinzione a questa cosa. Un'altra mia amica che è una dipendente
della terra dei castelli, che è una associazione dei comuni, quindi con delega del sindaco riuscirà anche lei ad autenticare. E poi voglio anche vedere le proposte referendarie che hanno presentato i radicali con la R maiuscola, perché quella, non, devo dire sinceramente, non le ho ancora guardate, però così per sommi capi alcune mi possono interessare. Quindi per la mia parte radicale credo che aggiungerò anche quelle al lavoro, che pur essendo in un'altra formazione politica credo che siano importanti, sia importante la raccolta. Quindi sull'antiproibizionismo io partecipai già dai tempi del CORE, quindi all'epoca andiamo alle calende greche, andiamo proprio all'inizio. Ricordo una riunione alla sede dei Verdi Arcobaleno della Lega Ecologica, ancora in via San Petronio Vecchio, Bologna, e c'era Carduccio Parizzi che per alcune discussioni interne al partito si era distaccato da via San Carlo, che era la sede storica bolognese, aveva inventata questa altra sede con alcuni compagni del gruppo radicale di Bologna, e facemmo una riunione che pareva proprio di carbonari, e io entrai, e ricordo che Yolanda Casigliani, che era una delle fondatrici anche lei del CORA, era molto, cioè aveva quell'atteggiamento di timore di infiltrati o altro, quindi abbiamo fatto molte cose, abbiamo fatto anche grandi battaglie, io stesso con altri, con Roberto Baietti e Dario Zanotti, abbiamo fatto una bella azione di disobbedienza civile in Piazza Verdi, e quando tutti gli altri compagni facevano nelle altre città, e noi siamo finiti anche in questura perché Roberto Baietti si era sbagliato nel pesare le bustine e aveva ecceduto di pochi grammi della quantità consentita, quindi ci siamo ritrovati processati addirittura per spaccio. Poi è sopravvenuta la prescrizione, quindi ce la siamo cavata, però fu una bella manifestazione, anche se il ricordo più bello io ce l'ho quando andammo in quest'utra, che caricai anche nella mia macchina, che era quella che aveva portato tutto il materiale, caricai due poliziotti che mi controllavano, e andammo verso la questura a Bologna, a un sacco di portici molto medievale, come meno nella parte del centro, e con via San Vitale abbastanza stretta, e ho negli occhi ancora una cosa che dà proprio la sensazione del lavoro di gruppo, di persone poche ma motivate da grossi ideali, e davanti alla macchina c'erano tutti i ragazzi col motorino che mi facevano la scorta, quindi ho questa immagine di grande lavoro di gruppo e anche di profondo rispetto, direi di amicizia. Sì, tu hai citato i referendum, e così magari li spiego un attimino di che si tratta più o meno, insomma, in termini abbastanza generali, però tanto per spiegare un pochino
questi referendum, che sono, se non sbaglio, 5, e sono una sul finanziamento pubblico per l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, uno sull'8 per 1000 per la libertà di scelta e la destinazione dell'8 per 1000, un altro sull'immigrazione, la disciplina del soggiorno degli stranieri non appartenenti alla Unione Europea, e il contrasto della precarietà dei lavoratori migranti, un altro sulle droghe per la decarcerizzazione delle violazioni per fatti di lieve entità, riguardante appunto quindi la normativa sugli stupefacenti, e poi un altro è sul divorzio breve per la riduzione del carico giudiziario e sociale connesso alla durata dei procedimenti di divorzio. Questi qua sono, diciamo, i referendum, e quindi parte la raccolta delle firme. E poi ci sta ovviamente l'iniziativa sulla legge di iniziativa popolare, quindi la raccolta delle firme anche su quello, che è promossa dall'associazione Luca Coscioni, se non sbaglio. E peraltro, non so se tu hai parlato con Mina, anch'io ho avuto possibilità di parlare, se non sbaglio, con Filomena Gallo. Sì, lei mi ha detto che ci sarà una giornata dedicata proprio a un evento specifico che organizzeranno, e cercheremo di essere presenti come Liberi TV. Volevo poi parlare con te di un'altra cosa, sempre prendendo spunto dai video che abbiamo fatto in questa stessa settimana. In questa settimana abbiamo seguito un evento relativo e promosso, diciamo organizzato, dal comitato Bonino Presidente, e quindi la tematica del Presidente della Repubblica, Emma come Presidente della Repubblica. Ecco, una cosa che volevo chiederti, che ho chiesto un po' alle persone intervistate, tu pensi che Emma avrà questa volta più chance rispetto alle altre volte in cui è stata candidata dai radicali, e questa volta un po' di più, perché un pochino questa cosa si è mossa in modo trasversale, se ne parla, e non è stata un'iniziativa radicale? Beh, io ti dico che ci spero, ma non so dirti quello che succederà, perché pur essendo diverso il momento, pur essendo tutto in evoluzione, con questa necessità di grossi cambiamenti che la candidatura di Emma riuscirebbe bene ad illustrare e dimostrare, io temo che anche questa volta non la vedremo al Quirinale, perché è troppo spiazzante. Sia per come personaggio politico, sia per la destra, per la sinistra, anche per i grillini, quindi spero, non lo so. Io ero aderì addirittura all'altro comitato, proprio all'inizio, con Giovanni Negri e Anna Autorino, e feci tutta la campagna di Emma for President, e veramente c'era una sensazione di novità e di entusiasmo. Allora lei addirittura venne a Bologna a un tavolo in via Dipendenza, credo, non mi ricordo per quale, probabilmente per una conferenza stampa, poi si fermò lì e rimase con noi un pochetto. E ora anche il ricordo di quell'8% che riuscimmo a fare, credo fosse l'europeo con la lista Bonino, e quel crollo immediato quasi poco dopo. Tra l'altro, quando in una tornata elettorale in cui c'era la lista Pannella addirittura, in un collegio nostro bolognese in cui non c'era la Lega a quel tempo, il candidato fece un 4%, quindi sono tutti voti che sono tutte tematiche radicali, che però chissà perché non vengono
sfruttate, non vengono utilizzate, non vengono riconosciute. Io credo che troveremo anche questa, spero di sbagliarmi, ma anche questa volta non credo che vedremo Emma al Quirinale, anche se si fa di tutto perché sia possibile. Sarebbe certamente una candidata per tutti, per il paese, con un grosso riconoscimento internazionale, con grande stima, che purtroppo è tutta all'estero e non nel suo paese, e tragicamente qui non la riconoscono per quella che è, per quella che vale, e non ho idea proprio più che cosa ci si possa inventare, anche se uno può dire che i cittadini ormai sono tutti molto esasperati, che nei sondaggi lei è sopra tutti di una buona lunghezza, però il problema è che la debbono eleggere questi partiti e questi deputati che non mi danno molta speranza, e vedo di candidature addirittura di Prodi. Io non credo, hanno perso la testa, non ragionano più, non ho idea di cosa dire, perché è veramente un momento di grossa confusione, con partiti che rincorrono la piazza, rincorrono la pancia dei loro elettori, e hanno perso una buona parte di quella che dovrebbe essere la loro funzione di guida del paese. Sì, tu hai parlato ovviamente della, diciamo, delle proposte che vengono dalla politica in qualche modo non adeguate probabilmente, e anzi sono d'accordo a cogliere il senso, la necessità, ma anche il desiderio di rinnovamento che i cittadini chiedono, e che poi dopo, se non viene colto, sfocia in prese di posizione e appoggio a forze un po' tipo Grillo, probabilmente con più capacità di demolire quanto c'è che di anche ricostruire. Però non è soltanto da certa politica che viene questo tipo di opposizione, diciamo, alla candidatura di Emma, ma anche da per esempio un certo giornalismo, per esempio quello di Travaglio. Non so se tu hai seguito le ultime performance di Travaglio relative proprio a Emma Bonino. Allora, e Travaglio, e non so se ci sta, ma io lo dico, è un grossissimo stronzo, e non è un gran qua, e lui ha trovato questo sistema di irrisione continua con quel chigno, proprio così insopportabile, con molte sensazioni, pochi contenuti. Quell'uomo è il megafono di tutte le procure d'Italia, quindi andiamo a figurare se possa parlare bene di Emma Bonino. E ovviamente fammi dire, Silvana, che ti assumi la responsabilità di quello che dici, ovviamente, relativamente a Travaglio. Vai, continua pure. Cioè, avrei solo la voglia di dirglielo in faccia, ma è abbastanza difficile. Ho provato anche con Twitter, ma non credo che sia arrivato, e è il minimo che, cioè, avrei molto di peggio, ma mi trattengo. E questo personaggio che vive sulla delegittimazione continua di persone senza contraddittorio, per giunta, quindi il suo è un soliloquio a cui nessuno ci si può opporre, e spara delle gran cavolate, cioè anche le cose che dice arrivano
da un copia e incolla di tante veline che arrivano dalle procure, lui se ne fa megafono e non ci sta neanche a ragionare, poi insiste anche nell'errore. Emma è quella che insieme a noi chiede la responsabilità dei magistrati, quindi Travaglia non poteva. Tutto il discorso che ha fatto relativamente a Berlusconi è una solenne cavolata, perché non era quella la storia di Emma, non è stato quello il percorso. E poi devo precisare che nel 94 Berlusconi aveva tutto un altro atteggiamento. Io lo ricordo che venne a un congresso nostro della lista Pannella, ancora eravamo, a parlare del fatto che l'avevamo convinto sulla riforma elettorale in senso uninominale. Quindi, e poi pareva una speranza liberale, non ci sono caduta solo io, sono caduti molti, ci è voluto un po' di tempo per capire la persona e il personaggio e quali erano i suoi desiderata, quello a cui voleva arrivare. E all'inizio poteva essere una, cioè pensateci un po', se riuscivamo veramente a fare la rivoluzione liberale, cioè in molti su questo progetto arrivarono e si spendettero con parole, con impegno, con lavoro. E obiettivamente l'errore si vede sempre dopo, sono tutti bravi a dire te l'avevo detto, però non è così. Poi in effetti Emma Bonino, anche se fu frutto di una forzatura di Marco, ben riuscita, fu mandata a fare il commissario europeo, quindi alcune cose positive ci sono state. Poi il personaggio è cambiato, non ha mantenuto una virgola, ho mantenuto poco di quello che lui ha promesso, e quindi uno ha cambiato anche posizione, cosa che io non condivido, perché con quella sinistra non sarei andata mai, cioè piuttosto da sola, fuori dal Parlamento, ma con Prodi per giunta. Io sono bolognese, l'ho conosciuto all'epoca dei referendum elettorali, quando c'era Segni, qui a Bologna facemmo delle cose insieme a lui, Parisi raccoglieva con noi le firme, quindi conosco la storia di Prodi, e Emma ancora lo guarda con un certo interesse, io molto meno, però insomma quello che dice Travaglio è una solenne cavolata come molte delle sue, ecco, ribadisco, giornalisticamente è un gran qua ed è in buona compagnia con molti altri giornalisti che paiono tutti prendere le notizie da Novella 2000 o altro, e non hanno capacità veramente di fare giornalismo d'inchiesta. Fossimo in America, avremmo, cioè ragazzi, io penso tutte le notizie che escono, penso tutte le notizie di cose, anche di quelle che loro dicono, quelle che sanno. Possibile che uno non abbia il coraggio di fare una sana inchiesta e di creare veramente un caso politico? C'è continuamente una ossequienza al potere e al più forte. Sì, brontolano tutti, si lamentano ogni 3x4, però alla situazione, al momento di essere incisivi o di adoperarsi per
cambiare le cose, si squagliano come neve al sole. Sì, poi peraltro una delle cose che potrebbe anche mettere un po' in difficoltà la sinistra, che è tutta la questione di Montepaschi, dobbiamo dire la verità, si è un po' spenta sui giornali. Allora, io ti posso dire che si è sospette molte cose della sinistra. Se avete memoria di Di Pietro e di quello che fu Mani Pulite, l'atteggiamento che lui ebbe con la Democrazia Cristiana e con i socialisti non lo ebbe con i compagni, i comunisti, e molte cose non sono uscite, quindi è una storia vecchia. Escono, ci sono al momento delle posizioni allucinanti, cioè addirittura propongono Violante Presidente della Repubblica, cioè uno prenota l'aereo e se ne va, non so dove metterò i gatti, però non è un paese in cui possa rimanere. Non riesco più a sopportarlo, cioè questa è la Repubblica dei cretini, delle persone che non hanno un minimo di spina dorsale e pochissima dignità, è il paese dei furbetti nel Parlamento e nella società civile. Vogliamo parlare di evasione fiscale? Vogliamo parlare di come fanno, di come cercano gli evasori? Cioè, mi ci metto io, ne trovo, incrociando i dati, ne trovo quanti voglio. Quindi è veramente un paese che sta, cioè che non usa quei due neuroni che dovrebbe avere. Sì, peraltro poi pare che, tanto per rimanere in tema di denaro, che Monti peraltro che sta continuando a lavorare per la cosiddetta ordinaria amministrazione, ma comunque sia ormai non si capisce più che cos'è più ordinaria amministrazione o meno, e insomma si pone il problema che a breve dovranno uscire fuori un sacco di miliardi di euro, perché un po' abbiamo i vincoli di bilancio dell'Europa, un po' delle entrate che verrebbero a mancare. E soprattutto in visione di una modifica dell'IMU, e quindi c'è il rischio forte che vi siano nuove, diciamo, stangate o inasprimento di tasse o nuove tasse, insomma l'Italia dove praticamente chi ha un lavoro è sempre più raro, chi non ce l'ha spesso neanche più lo cerca, non penso che se lo potrebbe permettere. Allora, se io posso dare o plaudere all'azione, almeno che ha tentato di fare il governo, anche se pura amministrazione, comunque una parte dei soldi dovuti alle imprese comunque sono usciti, che è il minimo di un'azione di dignitosa e giusta da parte del governo, da parte dello Stato. Silvana, io voglio fare un po' da contraltare, perché sennò sembra sempre che sto, diciamo, fermati un attimo. Mi il fermo. Il rimedio ce l'hai, lo so che l'ha presentato Beltrandi, che hanno so tutto, però quantomeno è andato avanti, è stato fatto, vorrai riconoscerglielo, no? Comunque. Sì, no, quello che volevo dire, se mi consenti, è che è stato fatto probabilmente con tante imprese che sono già morte e che quindi difficilmente potranno resuscitare. Poi è stato disposto, pare che vi siano una trentina di provvedimenti di attuazione, e burocraticamente sarà una cosa di una complessità incredibile. E quindi, calcolando i tempi, io non so quando vanno questi soldi, arriveranno, non voglio dubitare che arriveranno, troveranno, non lo so, li porteranno agli eredi, insomma, ecco, io di questo temo. E Gianni, comunque è stato fatto, altri proprio non se ne erano occupati, quindi non voglio dire, io li avrei dati anche prima. Comunque vedi, se solo usassero il buon senso
la razionalità e avessero uno spirito un po' liberale, cominci a vendere aziende di Stato, beni dello Stato di cui non te ne fai nulla, abolisci le province, tutte le partecipate le metti sul mercato e togli tutti quei trombati che sono stati messi lì con grandi capacità anche a volte. Tu il problema lo risolvi, ci vuole una politica liberale, questi personaggi non vorranno fare, perché Bersani è ancora comunista pur essendo più avanti degli altri nel PD. Silvana, vi invito a chiudere perché siamo ormai alla fine. Io chiudo anche subito invitando tutti ad andare a firmare. Non ho capito perché non abbiano presentato o perché non ci sia stata messa anche la riforma elettorale. Ci sarà un motivo che secondo me era importantissimo nel pacchetto dei radicali con la R maiuscola, e buona campagna referendaria. Speriamo la prossima trasmissione di avere Emma Bonino al Quirinale. È vero, con questo augurio io ringrazio Silvana Boroncini, vi ridò la linea alla regia. Grazie ancora Silvana, continuate a seguirci su Liberi.tv.